Мы вот, видимо, глядим на вас, рожи не у всех одинаковые. <св> <св> Одни из вас, будто бы рады. In questa puntata parleremo di quelli che sono stati gli interventi diretti più importanti del partito nel campo delle scienze naturali sovietiche, sempre con particolare riferimento alla cosmologia. E andremo ad affrontare soprattutto il periodo della zdanov shina cioè tradotto letteralmente dal russo questo termine che indica la cosa di Zdanov, cioè il periodo in cui Andrei Zdanov, uno dei leader politici so sovietici più importanti del dopoguerra, secondo probabilmente solo a Stalin, o terzo in ordine di importanza, dopo qualcun altro, eh, prese in mano dirett direttamente la campagna per la purezza ideologica delle scienze, delle arti, del cinema, della letteratura, della poesia sovietica, ma anche vedremo della storia e dell'economia. Parliamo quindi della situazione generale in Unione Sovietica dopo il 1945. Sappiamo che la Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo studiato a scuola, divenne nota in Russia con il termine di Grande Guerra Patriottica. Era la guerra nella quale tutti, operai, membri del partito, politici, eh, persone di qualsiasi fascia sociale si sentivano in dovere di difendere la propria madre patria contro l'assalto della Germania del Terzo Reich. L'Unione Sovietica uscì vincitrice dalla Grande Guerra Patriottica, ma a costi elevatissimi. La morte di 8 milioni di soldati e almeno 17 milioni di civili, o meglio, se volessimo parlare in termini generali, si parla di perdite più che di morte di 8 milioni di soldati e 17 milioni di civili. Ricordiamo che perdite non significa necessariamente morti, ma significa anche feriti e dispersi soprattutto nel corso della guerra oltre la battaglia di Stalingrado ricordiamo l'assedio di Leningrado, l'assedio più lungo del XX secolo, secondo soltanto dopo l'assedio di Sarajevo che negli anni 90 durò dal 1992 al 1996. Sicuramente l'assedio di Leningrado fu il più lungo della Seconda Guerra Mondiale, perché pensate un po' Iniziò l'8 settembre del 1941 per terminare soltanto il 27 gennaio del 1944. Anche questo assedio costò moltissime perdite, per il Terzo Reich si parla di 580.000 perdite, mentre per l'Unione Sovietica 2 milioni di perdite. Durante l'assedio di Leningrado, tra l'altro, ci furono numerosissimi morti per il freddo, ma anche e soprattutto per la fame. Ci furono episodi di cannibalismo per disperazione all'interno della città di Leningrado, tanto che ad un certo punto le autorità sovietiche furono costrette ad emanare degli ordini di sparare a vista sui cannibali. Durante la guerra, la seconda guerra mondiale, non furono pochi gli scienziati che morirono al fronte. Cetiamo ad esempio l'astronomo Nikolai Zimmermann, morto nel 1942 e che era stato un astronomo attivo precedentemente a Pulkovo. Osservatori astronomici come quelli di Pulkovo, nei dintorni di Leningrado, vennero eh, danneggiati severamente dai bombardamenti, quando non rasi al suolo. Nonostante i sacrifici del popolo, dei soldati e dei generali, la vittoria fu eh, assegnata praticamente al solo Stalin, nel senso che la Seconda Guerra Mondiale era stata vinta sul fronte russo da parte di Stalin, il grande stratega che aveva condotto l'Unione Sovietica al trionfo. Nel 1944, l'anno in cui ormai erano chiare le sorti della guerra, il titolo militare di Stalin, Generalissimo, il Generalissimo Stalin, Maresciallo dell'Unione Sovietica, venne esaltato anche in un articolo dedicato alla storia dei 25 anni dell'astronomia sovietica che così terminava. Quindi stiamo parlando di un articolo pubblicato nel 1944 in una rivista astron astronomica sovietica. Il governo sovietico provvede a tutte le condizioni necessarie per il proficuo lavoro scientifico e gli scienziati sovietici fanno ogni sforzo per soddisfare la premura del governo e del maresciallo Giuseppe Stalin. Il trionfo personale di Stalin fu sancito il 24 maggio 1945 al Cremlino, quando, durante un ricevimento in onore dei comandanti dell'armata rossa, Egli brindò alla salute del popolo russo ricevendo in cambio le più svariate attestazioni di stima e fiducia. In realtà, dobbiamo ricordarlo, nei primissimi giorni dell'attacco tedesco Stalin era caduto in un forte stato depressivo. Esiste fra l'altro una fotografia non autorizzata che mostra Stalin depre depresso eh, alle 4 di mattina il giorno dopo l'inizio dell'invasione dell del territorio sovietico da parte del Terzo Reich, dal parte della Wehrmacht. Tutto ormai gli sembrava perduto. Com'era possibile aver subito un affronto del genere? Eppure Stalin si fidava di Hitler o meglio, si fidava di se stesso e della sua politica dell'attesa del prendere tempo, probabilmente convinto che una guerra con la, con la Germania sarebbe stata sì inevitabile, ma che forse la Russia avrebbe potuto pot attaccare per prima. Naturalmente stiamo parlando di ipotesi. Durante la loro cavalcata iniziale, perché inizialmente l'esercito tedesco compì una cavalcata veramente quasi trionfale nei primi mesi di guerra nel territorio sovietico, a Smolensk i tedeschi catturarono Jakob Zuzgasvili, cioè uno dei figli di Stalin, il primo figlio di Stalin avuto con la prima moglie. Ufficialmente Jakob morì il 14 aprile 1943 nel campo di prigionia di Sachsenhausen, in Germania. Gettandosi contro le recinzioni elettrificate. Il padre non, non provò nessuna compassione né per lui né per altri eh, caduti al fronte o prigionieri, e mai, mai ebbe, diciamo, qualche proposta di scambio di prigionieri. Anzi, sembra che per il figlio Jakov, morto suicida, abbia avuto piuttosto parole di disprezzo. Passato lo shock iniziale delle primissime settimane di invasione tedesca. Stalin trovò davvero la forza per riprendersi e per rivolgersi alla nazione come un padre fa con i propri figli. Stiamo parlando di un famoso discorso, quello del 7 novembre 1941, che esortava tutti i cittadini sovietici, chiamandoli fratelli e sorelle, a una grande guerra di difesa contro l'invasore tedesco. Fu qui che nacque il mito della grande guerra patriottica. E Stalin fu davvero in grado di infiammare l'animo dei soldati e dei civili. È tuttavia impossibile sminuire il ruolo avuto nell'Armata Rossa da parte di generali come Georgi Zukov, morto poi nel 1974, che condusse l'Armata Rossa a Berlino. Con l'aiuto di Beria, nel dopoguerra, però, Stalin estromise un generale come Zukov, portando a Berlino Ivan Sero, luogotenente di Beria nominato assistente di Zukov nell'amministrazione di Berlino, Berlino Est. Ma Zukov aveva per Stalin acquisito ormai troppa fama dopo la guerra. Fece quindi Stalin ordire un piano per far apparire come eh, cospirazionista ai danni del governo sovietico lo stesso generale Zukov. Il problema che era che Zukov godeva ormai di talmente tanti onori di tale fama che non fu possibile liquidarlo fisicamente ma soltanto trasferirlo presso il distretto militare di Odessa, in Ucraina. Morto Stalin, Zukov si sarebbe vendicato di Beria, partecipando attivamente al piano per metterlo fuori gioco, durante il golpe, il golpe interno di una delle riunioni del comitato centrale eh, praticamente dell'inizio dell'estate del 1953, pochi mesi dopo la morte di Stalin stesso. Serov avrebbe poi venduto Beria in cambio della propria salvezza. Alcuni fra i filosofi e gli astronomi che abbiamo citato negli scorsi video, come abbiamo detto, quindi perirono sul fronte della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1947 ebbe inizio la Guerra Fredda. Ovviamente noi non entreremo nei dettagli, nelle motivazioni dello scoppio di questa Guerra Fredda, perché in questo momento non ci interessa farlo. Soltanto un cenno breve merita magari ciò che eh, stava accadendo in quegli anni negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti dei primi anni 50, infatti, Ebbe origine la linea politica del McCartismo dal senatore repubblicano Joves, jo, Joseph McCarthy, poi perito morto nel 1957. Questa politica del McCartismo si concretizzò in una serie di controlli interni, anche tramite l'FBI, per evitare o arrestare infiltrazioni comuniste negli Stati Uniti. Hollywood, per esempio, finì sotto indagine. Einstein stesso fu sorvegliato, vi furono arresti e persino condanne a morte, come accadde con i coniugi Rosenberg, accusati di spionaggio a favore della Russia. Alcuni passaggi di un discorso tenuto dal senatore Joseph McCarthy a Wheeling, nella Virginia Occidentale, il 9 febbraio del 1950 rendono palese il clima dell'epoca. Il senatore disse pubblicamente in quell'occasione: Questa è l'epoca della Guerra Fredda. È un'epoca in cui il mondo è diviso in due campi armati vasti e sempre più ostili. Un'epoca di grande corsa agli armamenti. Oggi siamo impegnati in una battaglia finale totale fra l'ateismo comunista e la cristianità. Signore e signori, c'è qualcuno qui stasera che sia, così, che sia così cieco da dire che non sia in corso una guerra? Il motivo per cui ci troviamo in una posizione di impotenza è a causa degli atti proditori di coloro che sono stati trattati fin troppo bene da questa nazione, coloro che hanno ricevuto tutti i benefici che la nazione più ricca sul pianeta abbia mai avuto da offrire. Seguì poi il riferimento all'esistenza di una lista di nemici interni degli Stati Uniti, in quanto membri affiliati, nascosti, del comunismo internazionale. Altro cenno che merita importanza, merita quindi eh, di essere tenuto in attenzione. Il 7 ottobre del 1949 fu dichiarata la nascita ufficiale della Germania dell'Est, quindi la Deutsche Demokratische Republik, la Repubblica Democratica Tedesca. Mentre a Ovest nacque la NATO nel 1949, l'Unione Sovietica costituì poi il patto di Varsavia nel 1955. La situazione internazionale si fece molto pericolosa, soprattutto quando la Russia portò a compimento il programma nucleare con lo scoppio del primo ordigno nucleare sovietico nel 1949. Seguì poi la guerra di Corea, 1950-1953, che attenzione, formalmente sarebbe tuttora in corso e soltanto interrotta da un armistizio datato 27 luglio del 53. Ma dopo questa introduzione storica, passiamo quindi al cuore dell'argomento di questo video, che è quello della campagna per la purezza ideologica attuata nel, secondo, nel uh, dopoguerra. Il culto di Stalin, dopo il 1945, quindi grazie alla vittoria della guerra dell'Unione Sovietica, si fece ancora più intenso. Persino il fisico Sergei Vavilov, classe 1891 e morto poi nel 1951, fratello di Nikolai Vavilov, cedette al culto della personalità di Stalin. Sergei Vavilov aveva ricevuto il primo dei suoi cinque, dei suoi quattro premi Stalin e il primo dei suoi quattri, quattro ordini di Lenin nel 1943, che fu lo stesso anno in cui il fratello Vavilov, Nikolai, stava morendo di neglia per fame per essersi opposto alle teorie assurde di Trofim Lisenko. Sergei fu nominato presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica nel 1945. La sua carriera fu coronata da parecchi successi. In un breve scritto del 1946, egli commentò, ricordiamo che il fratello Nicolai era morto da tre anni, i nostri scienziati sentono il sempre crescente aiuto del partito, del governo, del generalissimo Stalin in persona. Tutto questo li stimola a nuove conquiste creative. Sempre nel 1946, il film Kliatva, che significa in italiano il giuramento, di Mikhail Chiaureli, 1894-1974, dipinse Stalin come colui che aveva realizzato il giuramento fatto a Lenin di condurre l'Unione Sovietica alla meta del comunismo, proteggendo il popolo dai nemici interni ed esterni. Per unire ancora di più il popolo, la dirigenza sovietica iniziò ad affermare che tutte le più importanti scoperte, invenzioni tecnologiche dell'umanità. Dell erano state fatte dai russi. La radio, l'aeroplano, l'elettricità, la bicicletta e molto altro. Alcuni esempi. La bicicletta, per esempio, era stata inventata dall'artigiano russo Mikhevich Artamonov, morto nel 1841, mentre il primo veicolo in grado di staccarsi in volo sarebbe stato costruito dall'ufficiale navale russo Aleksandr Musaishki, morto nel 1890. Qualcosa di inedito però era accaduto durante gli anni del, della guerra, quindi diciamo dell'invasione tedesca. Infatti se Stalin aveva bisogno di chiamare a sé la nazione a proteggere la madrepatria, madre è chiaro che quel, un po' di violenza sul popolo più o meno dovesse essere allentata, quindi bisognava un po' alleggerire la presa sul popolo. Pochi anni prima tra l'altro c'erano state le grandi purghe. Allora, tanto per fare un esempio, erano state fatte delle concessioni alla religione, come per esempio il concordato con la Chiesa ortodossa russa risalente a settembre del 43, la riapertura di alcuni luoghi di culto e seminari, la convocazione di un concilio per l'elezione del nuovo patriarca di Mosca. Nel 1945, Fesenkov, Vasily Fesenkov, un astronomo che abbiamo già citato, scriveva che non era ancora certo il significato del Redshift, uno dei dati fondamentali a favore dell'espansione dell'universo. Nel 1946 il fisico Evgeny Lifschitz, poi scomparso nel 1985, pubblicò un articolo in cui riteneva possibili, sulla base della relatività, due modelli cosmologici quello di un universo aperto a curvatura negativa e perciò infinito, e questo non era una grande novità all'interno del panorama scientifico cosmologico sovietico, ma anche quello di un universo chiuso, finito e a curvatura positiva. Ora, Lifschitz scrisse che le osservazioni sembravano propendere per il modello infinito, ma che, e questa era una cosa veramente inedita, il modello chiuso e finito non era da scartare integralmente, perché era comunque utile per semplificare i calcoli. Il fisico indicò in quello infinito il modello cosmologico di maggiore interesse, ma lavorò sul modello finito per eseguire i calcoli proposti nel suo stesso articolo. E attenzione perché, come abbiamo detto, questa è una cosa inedita dal momento che. Normalmente negli anni precedenti alla guerra parlare di un universo anche solo spazialmente finito, non diciamo temporalmente finito ma spazialmente finito, era un qualcosa che sarebbe stato assolutamente fuori luogo nella comunità scientifica sovietica dove i dettami del materialismo dialettico staliniano imponevano di pensare a una materia infinita nel tempo e nello spazio e quindi anche a un universo infinito nel tempo e nello spazio. Nel 1947, l'astrofisico Lev Gurevich, 1904-1990, definì la cosmologia di Friedman un'estrapolazione matematica infondata se riferita all'universo nel suo complesso, ma pur sempre feconda e degna di nota. Ed ecco ricordiamo che anche la cosmologia, gli articoli più che cosmologici matematici di Friedman, che fu il padre della formulazione matematica della teoria dell'espansione dell'universo, mentre Lemaitre fu il padre della formulazione fisica di questa teoria, erano stati gettati nel dimenticatoio. La stessa tomba di Friedman, morto nel 1925, sarebbe stata poi riscoperta soltanto negli anni ottanta. Ora, che cosa si sarebbe potuto pensare di Friedman durante l'epoca staliniana non è noto, dal momento che Friedman era già scomparso da parecchi anni. Però è chiaro che anche qui il modello di universo finito, stavolta nel tempo, oltre che nello spazio, sarebbe stato giudicato in maniera negativa. Ma non lo sappiamo, stiamo parlando di ipotesi, dal momento che Friedman, nell'epoca, nell'era staliniana, ormai non c'era più da parecchi anni. Andrea Izzanov rientrò a Mosca nel 1945, dopo essersi occupato nel corso della guerra della difesa di Leningrado. Già capo del direttorio del Dipartimento per l'agitazione e la propaganda del Comitato Centrale dall'aprile dello stesso anno, Stalin lo incaricò adesso di avviare una campagna di purificazione ideologica in tutti i settori della cultura sovietica, tutti, nessuno escluso. La campagna quindi passò alla storia con il nome di Zdanov-Shina, la cosa di Zdanov. Zdanov godeva l'epoca di un'autorità internazionale, per esempio il Time del 9 dicembre del 1946 gli dedicò la copertina. Occuparsi di tutti i settori della vita intellettuale sovietica era una missione davvero ardua. Si trattava di rimettere le mani su qualcosa che rispetto agli anni 30 si era ormai notevolmente complicato. Basti pensare, per esempio, e questo è importantissimo, che il quarto piano quinquennale dal 1946 al 1950, includeva anche il programma nucleare per addivenire alla costruzione della bomba atomica, capace ovviamente di rivaleggiare con quella degli americani. Allora il problema era come gestire la nuova campagna per la purezza ideologica senza troppo turbare i fisici, che nelle loro ricerche avrebbero dovuto avere campo libero per arrivare alla costruzione della bomba atomica senza troppe imposizioni e pressioni ideologiche, Stalin naturalmente voleva sia l'una che l'altra cosa, voleva ovviamente l'ideologia, ma voleva anche la bomba atomica, un problema, un compromesso difficilissimo, capace di togliere il sonno a Zdanov. Di certo non preoccupava invece la lotta contro l'intromissione religiosa nelle scienze, come si diceva in Unione Sovietica. Lotta sulla quale la comunità scientifica e intellettuale sovietica non mostrava arretramenti di nessun tipo. Anzi, dopo le concessioni fatte durante la guerra, questa lotta contro l'intromissione religiosa prese davvero nuovo vigore. All'inizio del 1946, la rivista Novi Mir, Mondo Nuovo, definì la propaganda antireligiosa, in particolare anticattolica, parte integrante dell'educazione culturale sovietica. Nella primavera dello stesso anno, la Molodoi Bolshevik, giovane bolscevico, affermò essere illegittimo per ogni membro del partito nutrire anche solo una devozione privata in campo religioso. E la rivista scriveva: La concezione del mondo del partito è basata sui dati scientifici, mentre la religione contraddice la scienza. Se un compagno crede in Dio e va in chiesa egli fallisce nel soddisfare i suoi compiti, alla faccia di chi dice che comunismo e religione siano conciliabili. Una propaganda persistente e paziente della concezione scientifica e materialista del mondo rappresenta, nelle condizioni attuali, lo strumento più affidabile per combattere le superstizioni religiose. La presunta neutralità della scienza non sarebbe che una inammissibile trovata borghese, l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio della sua esistenza, L'Unione Sovietica, l'ideologia comunista, avrebbe visto nella neutralità della scienza, la pretesa neutralità della scienza, nient'altro che ipocrisia. Nessuna neutralità è consentita nella scienza, nelle arti e nella cultura. Il vero marxista deve sempre schierarsi ideologicamente. Prosegue infatti lo stesso articolo che abbiamo citato, pubblicato sulla rivista Giovane Bolscevico. Il partito non può essere neutrale rispetto alla religione e conduce la propaganda antireligiosa contro tutti i pregiudizi religiosi perché è dalla parte della scienza. Quindi la scienza, nell'ideologia comunista, per forza si pone contro la religione. Non c'è possibilità di dialogo. Nell'agosto del 1946 venne pubblicata una nuova rivista del partito intitolata Partinai Sishn, che significa La vita di partito. Che riportò un decreto del Comitato Centrale del 2 agosto del 1946 sulla riorganizzazione del partito. Il decreto lamentava la mancanza di membri politici nei posti chiavi, chiave dell'università, delle istituzioni culturali e dei periodici di cultura. Il 21 settembre successivo apparve sulla Pravda, un articolo a firma di Zdanov in cui il politico proclamò la supremazia assoluta della cultura sovietica su tutte le altre. Il riferimento era alla letteratura, ma valeva ovviamente per ogni settore intellettuale. Scrive Zdanov, naturalmente, naturalmente, la nostra letteratura, che riflette un sistema molto più elevato di qualsiasi sistema democratico borghese, una cultura molto più elevata di qualsiasi cultura borghese, ha il diritto di insegnare agli altri una nuova moralità universale. Dove potete trovare un posto o un paese come il nostro? E gli faceva eco anche Andrei Vyshinsky, il famoso procuratore generale dell'Unione Sovietica molto impegnato nei processi delle grandi purghe, processi pubblici farsa. Scrive Vyshinsky: "Il sentimento d'orgoglio sovietico nazionale è basato sulla comprensione della grande e ineguagliabile superiorità della cultura, dell'ideologia, della scienza e della morale sovietiche rispetto a quelle borghesi". Ma quali furono allora i settori colpiti dalla Zdanov Cina? Iniziamo dal primo settore. Mettiamo tutto insieme questi settori, in realtà, in un unico sovrassettore, chiamiamolo così: cinema, arte, letteratura e teatro. Nel settembre del 1946, una feroce critica colpì la seconda parte del film Ivan il Terribile, di Sergei Eisenstein, poi morto nel 1948. Che fu bloccato e che sarebbe uscito solo alla fine degli anni 50. La carriera del regista fu stroncata. Eisenstein, classe 1898, sarebbe infatti scomparso nel 1948, quindi in pieno periodo staliniano, non ebbe nessuna possibilità di riprendersi. La destalinizzazione sarebbe arrivata solo nel 1956. Il 6 novembre Zdanov parlò ai delegati dei so del Soviet di Mosca, dichiarando ufficialmente la fine di ogni neutralità in cultura. Negli anni della guerra, disse Zdanov, non fummo in grado di soddisfare a sufficienza le esigenze ideologiche e culturali del popolo sovietico. Infatti abbiamo, visto, abbiamo parlato delle concessioni no? concesse alla religione e agli scienziati. Il livello ideologico e culturale del popolo è ora cresciuto. Tutto ciò pone un'enorme responsabilità su quel gruppo dell'intelligenza sovietica chiamato a servire i bisogni del popolo e dello Stato nel settore dell'educazione, della cultura e dell'arte. Voi sapete che di recente il Comitato centrale del Partito ha riscontrato una inammissibile povertà ideologica e un inammissibile indifferentismo politico nella nostra letteratura e nella nostra arte. Siamo ben consapevoli del nucleo di questa povertà ideologica. Si tratta, sentite, dei residui del capitalismo nella mentalità del popolo, residui che devono essere ancora essere superati e cancellati. Le ultime decisioni del Comitato centrale in materia di attività ideologica e politica sono volte a enfatizzare l'inconciliabilità del bolscevismo con atteggiamenti ideologici come quelli anzidetti e auspicano l'elevazione di tutti gli strumenti della nostra cultura socialista, stampa, propaganda, agitazione, scienza, letteratura e arte, a un nuovo e più alto livello. Nelle more di questa campagna di purezza ideologica, prese allora avvio anche una campagna principalmente antigiudaica contro l'internazionalismo cosmopolita, accompagnata da attacchi, licenziamenti e arresti di uomini di cultura soprattutto ebrea. Khrushchev, primo segretario in Ucraina, approvò in pieno questo programma. Su ordine di Stalin, nel gennaio del 1948, venne assassinato il direttore del teatro Yiddish di Mosca, Solomon Mikoels. Siamo quindi nel 1948. L'omicidio venne coperto con un impensabile incidente di auto. Per tutto il periodo staliniano, gli attacchi contro numerosi uomini di teatro proseguirono a mezzo della Prada, e produssero nuovi arresti e persecuzioni. Nel 1952 la campagna anticosmopolita avrebbe portato persino al licenziamento dall'Università di Leningrado dell'astronomo Morris Higginson, uno degli astronomi più impegnati in assoluto sul versante ideologico eh, del materialismo dialettico all'interno dell'astronomia, colui che aveva detto nel 1936 in una sua opera noi scienziati, noi astronomi sovietici siamo gli eredi del grande modello di universo gerarchico, in cui si parla di un universo composto da molteplici livelli, sistemi di sistemi, di sistemi sempre più grandi, così via all'infinito. Ebbene, anche Heidelberg venne licenziato. Nel dicembre del 1946, Zdanov attaccò i giornali Zvezda e Leningrad per aver pubblicato alcuni pezzi definiti sovversivi dello scrittore Mikhail Stoshenko, classe 1895, poi scomparso nel 1958, e della poetessa Anna Akhmatova, classe 1889, morta nel 1966. Colpa di Stoshenko è di ignorare i canoni del realismo socialista. Avendo invece voluto fornire egli una rappresentazione falsa del popolo sovietico, dipinto come rozzo e ignorante, mentre la Akhmatova apparterebbe a un gruppo di artisti dediti alla letteratura pornografica e reazionaria. Zoshenko era il tipo di intellettuale, per Zdanov, da disprezzare completamente, l'intellettuale che si dichiara apolitico, ideologicamente neutrale. Quindi, colpendo questi due eh, poeti letterati. E la Akhmatova si colpiva quello che venne pubblicamente definito come il circolo di Leningrado. Non soltanto la letteratura sovietica, secondo Zdanov, è chiamata a restituire colpo su, olco, su, colpo, su colpo, chiedo scusa, ma anche ad attaccare frontalmente la cultura borghese, decadente e degenerante. L'8 febbraio del 49, Stalin firmò una risoluzione del Comitato Centrale per lo scioglimento di tutte le associazioni di scrittori ebrei esistenti a Mosca, Kiev e a Minsk, nonché per la chiusura di tutte le riviste letterarie definite giudaiche. Il tutto fu realizzato in collaborazione con l'Unione degli scrittori dell'Unione Sovietica, in particolare con il suo presidente, Aleksandr Fadev, scomparso proprio l'anno della destalinizzazione del 1956, grande sostenitore di Stalin. Entro pochi mesi, Furono chiusi tutti i teatri e i musei di arte ebraici, ma anche quelli non ebraici, ritenuti però troppo conniventi con la cultura borghese occidentale. Altro settore colpito fu quello dell'economia. Nel maggio del 47 Zdanov criticò Eugen Varga, 1879-1964, Economista ungherese emigrato in Russia, direttore dell'Istituto di Economia Globale e Politica Mondiale, per aver pubblicato l'opera intitolata Due sistemi, Economia Socialista ed Economia Capitalista, opera datata 1946. In cui l'autore avrebbe mostrato un pessimismo antimarxista, poiché a so dire il capitalismo sarebbe durato ancora lungo, non era quindi sul punto di crollare. Come si diceva nella propaganda sovietica, ormai il capitalismo è decadente, sta per morire, manca veramente pochissimo. Varga disse no, non è vero, vivrà ancora molto a lungo. L'istituto di Varga venne chiuso e Varga stesso, pur non subendo l'arresto, venne da quel momento in poi visto con grandissima diffidenza all'interno della comunità scientifica sovietica. Nel 1952 Stalin avrebbe definitivamente chiuso ogni discussione in campo economico, pubblicando l'opuscolo intitolato Problemi economici del socialismo in Unione Sovietica, in cui si riafferma la tesi dell'imminente crollo del capitalismo. La tesi della, della temporanea stabilizzazione dei regimi capitalisti, che Stalin stesso, prima di quest'opera, aveva eh, approvato, venne ritrattata dal dittatore medesimo. Ma per opera della cancellazione del passato, ovviamente, quello che era vero prima adesso è falso e quello che è vero adesso magari non lo era prima. Ma l'importante è l'adesso, non il primo. Non c'è la coerenza storica nella macchina di cancellazione del passato. Poi, soprattutto, venne colpita la filosofia. Ma attenzione, perché assieme alla filosofia venne colpita anche la cosmologia. E ora cercheremo di spiegare in quale modo. Uno degli interventi più famosi in assoluto di Andrei Zdianov in persona, e quindi uno degli interventi più importanti di tutta la Zdanov-Shina, fu un intervento tenuto al congresso di filosofia che si tenne a Mosca dal 16 al 25 giugno del 1947. La motivazione ufficiale del congresso era quello di operare una critica pubblica all'opera intitolata Storia della filosofia occidentale europea, pubblicata nel 1945 da Georgi Aleksandrov, Classe 1908. Aleksandrov, politico e filosofo, era stato protagonista di una carriera notevole: deputato del comitato esecutivo del Comintern, capo del dipartimento di agitazione e propaganda, membro dell'Accademia delle Scienze, personalmente attivo nella campagna anticosmopolita dell'epoca e molto altro. Era inoltre un protetto di Malenkov e un eroe della grande guerra patriottica. Ma attenzione perché in quel momento tra Malenkov e Zdanov e tra i relativi gruppi era in corso una certa opposizione. Tutto sembrava quindi propendere a suo favore. Alexandrov sembrava un intoccabile. Questo sotto le dittature succede spessissimo: un personaggio ritenuto intoccabile che poi si dimostra a lato pratico quando serve tutt'altro che intoccabile. Il problema, appunto, era la crescente rivalità fra i gruppi di Zdanov e Malenkov. Con il primo che stava decisamente emergendo come il leader più potente dopo Stalin. Quindi Zdanov stava ormai emergendo come il leader più potente dopo Stalin. La cosa davvero curiosa è che Aleksandrov stava per subire il linciaggio scientifico per quello stesso quella stessa opera per la quale anni prima aveva ottenuto il premio Stalin. Anzi, non anni prima, addirittura l'anno prima. Ma la logica orwelliana, si sa, è illogica. Stalin venne in qualche modo convinto a riflettere di nuovo sul volume, nel quale scorse adesso troppa attenzione verso Hegel e troppa poca, troppo poca verso, verso la rivoluzione filosofica instaurata da Marx. Nel gennaio del 1947 il testo in realtà era già stato oggetto di una critica organizzata dall'alto, ma senza l'intervento di Zdanov, presso l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. Questa critica però adesso fu giudicata troppo debole. Zdanov stesso doveva intervenire con un discorso che era stato edito, supervisionato dallo stesso Stalin. L'occasione fu quella allora del convegno di filosofia di Mosca. Fu semplicemente in realtà il pretesto sfruttato dal Comitato Centrale per rendere chiara la posizione ufficiale del partito in filosofia, come dimostra il fatto che nel discorso di Zdanov in verità i riferimenti diretti all'opera di Aleksandrov sono scarsi. Questo evento di critica pubblica al testo di Georgi Aleksandrov fu molto partecipato. Furono presenti 55 relatori, 55 relatori e più di 90 filosofi presenti, fra i quali anche Bonifazi Ketrov, classe 1903, morto nel 1985. Zdanov parlò il 24 giugno. L'esordio del suo discorso fu netto. Un testo sulla storia della filosofia deve presentarsi, soprattutto per le giovani generazioni, come uno strumento ideologico utile e scientifico, capace cioè di rendere chiara la portata rivoluzionaria nella storia della filosofia del materialismo dialettico. La portata rivoluzionaria, quindi non uno dei prodotti filosofici fra i tanti ma la sua portata rivoluzionaria. Una storia scientifica della filosofia, scrive Stanov, è la storia della concezione, dell'origine e dello sviluppo della filosofia scientifica materialista e delle sue leggi. In quanto il materialismo è sorto e si è sviluppato nella lotta contro le correnti idealiste, la storia della filosofia è anche storia della lotta del materialismo contro l'idealismo, quindi la lotta di classe. Proiettata in questo caso nella storia della filosofia, come la lotta di classe, del resto era proiettata anche nelle scienze, anche nella cosmologia, dove l'astronomia proletaria, progressista, marxista, leninista, che dir si voglia, o materialista, ehm, si opponeva a quella borghese, eh, occidentale, clericale, oscurantista. Alexandro? dice Zdanov, si limita invece a narrare semplicemente la storia della filosofia come un processo di sviluppo dovuto a meri accumuli quantitativi di nozioni. Il marxismo risulta allora non qualcosa di rivoluzionario, ma il frutto naturale degli sviluppi delle filosofie precedenti. Non può essere così. Il marxismo rappresenta un salto qualitativo rivoluzionario. Solo il marxismo permette alla filosofia di diventare una scienza, mentre prima no, non lo era. Alexandrov, inoltre, ignora i legami fra la storia della filosofia e le scienze naturali e non riesce quindi a mostrare come il materialismo scientifico sia sorto proprio in collegamento con i risultati scientifici. Chiaramente, questa filosofia scientifica serviva anche da base alla vera scienza, secondo, diciamo, l'ideologia. Del Partito Comunista. Conclusione. Il volume di Aleksandrov dovrà essere riscritto, emendandolo dalle parti non opportune, dalle parti errate, dalle confusioni. A questo punto, però, rimaneva l'imbarazzo di spiegare perché, come mai, questo libro, che adesso doveva essere emendato, avesse vinto l'anno prima il premio Stalin. Com'era possibile tutto questo? Bene, c'era una risposta per tutto, ovviamente, anche per un quesito così importante. Zdanov spiegò che la nomina del libro per il premio Stalin era stata un'iniziativa della comunità degli intellettuali. Furono Stalin e il comitato centrale invece a scovare i difetti del testo, mentre coloro che lo avevano l'anno prima giudicato positivamente avevano la stessa posizione filosofica di Alexandrov. Terminata la critica al volume, Zdanov Passò alle osservazioni sulla comunità dei filosofi sovietici. Quindi una parte del discorso fu dedicata scarsa, fu dedicata alla critica del lavoro di Aleksandrov, mentre la grande parte, la più grande parte del discorso, fu dedicata alla situazione eh, del fronte filosofico marxista russo, chiamiamolo così. I filosofi sovietici Difetterebbero troppo nella produzione filosofica, troppo scarsa per qualità e quantità. Se riviste come Bolshevik vanno lodate, altre come la Podznamen nel Marxisma sarebbero state protagoniste di una triste esperienza. Zdanov ne aveva anche per l'Istituto di Filosofia dell'Accademia delle Scienze, accusato di provincialismo, scarsa qualità dei lavori, scarso spirito combattivo e bolshevico. Il problema, secondo questo leader sovietico, è che un fronte russo filosofico marxista unito non esiste in Unione Sovietica. E infatti, dice, sono parole sue che citiamo. Quando si parla di fronte della filosofia, sorge subito l'immagine di una schiera organica di filosofi militanti, armati a perfezione della teoria marxista, i quali conducono una vasta offensiva contro le ideologie straniere avversarie. E contro i residui dell'ideologia borghese nella coscienza del popolo sovietico, all'interno del nostro paese, che facciano progredire instancabilmente la nostra scienza. Ma poi lui stesso si chiede amaramente: ma il nostro fronte filosofico somiglia forse a un vero fronte? Esso ricorda piuttosto un placido golfo o un bivacco lontano dal campo di battaglia? Attualmente, dice Zdanov, il centro della lotta contro il marxismo è negli Stati Uniti e in Inghilterra, il Vaticano è alleato della cultura borghese, servo del dollaro e della bomba atomica. Secondo Zdanov, gli sforzi congiunti dei reazionari confluirebbero oggi in una nuova filosofia idealista che tenta di reintrodurre, in maniera surrettizia o meno, di reintrodurre Dio, nelle scienze, Sfruttando i più recenti risultati scientifici naturali. Qui c'è una lunga citazione che vale la pena riportare per intero. Dice Zdanov, ricordiamo che sta parlando pubblicamente, quindi al cospetto della comunità dei filosofi sovietici, e è esponente in questo momento, emissario del Partito Comunista, in modo particolare anche della visione staliniana della natura, dell'universo e della filosofia. Dice, la scienza borghese contemporanea rifornisce il clero, il fideismo, di nuove argomentazioni che si debbono smascherare senza pietà. Prendiamo per esempio la teoria dell'astronomo inglese Eddington sulle costanti fisiche del mondo, la quale conduce direttamente alla mistica pitagorica dei numeri e dalle formule matematiche estrae delle costanti essenziali del mondo quale l'apocalittico numero 666, eccetera. Senza capire il corso dialettico della conoscenza, il reciproco rapporto tra verità assoluta e verità relativa, molti seguaci di Einstein vengono chiamati seguaci di Einstein, trasferendo i risultati delle indagini delle leggi del movimento dal campo finito, limitato dell'universo a tutto l'universo infinito discutono della finitezza del mondo, della sua limitatezza nel tempo e nello spazio. Quindi, in Occidente, che cosa si fa? Ma non solo in Occidente, perché ormai questa cosa sta penetrando anche in Unione Sovietica, questo è il problema, secondo Zdanov e secondo gli ideologi dell'epoca. La prassi è quella di eh, estendere i risultati della metagalassia, della regione osservabile dell'universo, all'universo nel suo complesso. Che nel marxismo-leninismo di questo momento è assolutamente infinito, nello spazio oltre che nel tempo. L'astronomo Milne ha perfino calcolato che il mondo è stato creato due miliardi di anni fa. All'epoca si diceva due di miliardi. A questo scienziato inglese si possono forse applicare par le parole del suo grande conterraneo, il filosofo Bacone, il quale diceva che gli scienziati trasformano l'impotenza della loro scienza in una calunnia contro la natura. In ugual misura taluni attuali fisici atomici della borghesia giungono nei loro rigurgiti kantiani a conclusioni sulla libertà del volere dell'elettrone, a tentativi di raffigurare la materia solo come una specie di complesso di onde e altri simili diavolerie, quindi una critica anche alla meccanica quantistica. Quindi nessun dubbio, il Partito Comunista, Zdanov lo mette in luce. È schierato per due tesi guardando il campo cosmologico. Prima tesi, l'universo è eterno e infinito. Seconda tesi, va fatta, va mantenuta assolutamente la distinzione dialettico-materialista fra locale, la metagalassia, e globale, l'universo infinito. Questi sono due capisaldi della cosmologia sovietica precedenti al 1947, quindi già dagli anni 30 erano ormai Dati per assodati nella comunità astronomica sovietica e che sarebbero perdurati per tutta l'epoca staliniana, fino all'inizio della destalinizzazione. Dano esorta infine i filosofi sovietici a riprendere l'attività ideologica con la massima intensità, basandosi sui lavori di Engels, Lenin, Marx e Stalin, e dice: bisogna finirla con il ritmo non combattivo del lavoro, bisogna scrollarsi di dosso il vecchio Adamo e ricominciare a lavorare come lavoravano Marx, Engels, Lenin e come lavora Stalin. La grande dottrina di Marx, Engels, Lenin, Stalin è diventata, da noi, la dottrina di tutto il popolo. E la nostra filosofia deve fiorire su questa base, che non ha uguali nel mondo. Siate degni della nostra epoca, dell'epoca di Lenin, Stalin, dell'epoca del nostro popolo, del popolo vincitore. Ora noi facendo una piccola composizione di luogo dobbiamo immaginarci un teatro, un luogo dove avvenisse questo convegno, dove fossero proferite queste parole e questi filosofi, specialmente quelli colpiti dalla censura, che dovevano umiliarsi, tutti dovevano applaudire e chiunque non avesse applaudito a discorsi di questo genere, che ripeto erano editi da Stalin stesso, sarebbe stato visto con grande sospetto. A questi interventi pubblici di solito seguiva poi l'autocritica del diretto interessato colpito dalla censura che doveva salire sul palco e umiliarsi davanti a tutti e ammettere i propri errori. Così anche per Aleksandrov fu lo stesso, fu costretto all'autocritica pubblica, non seguì conseguenze violente, perse la guida del Dipartimento di Agitazione e Propaganda e due anni dopo venne espulso dal comitato editoriale di Bolshevik, della rivista... Del, dedicata insomma al giovane, al bolscevico. La sua riabilitazione con la nomina a ministro della cultura sarebbe giunta dopo Stalin, quando Malenkov aveva ormai assunto grande potere. Aleksandrov avrebbe però perso la sua carica ministeriale nel 1955 a causa di uno scandalo. Il comitato centrale decise, a seguito del convegno di filosofia, di fondare una nuova rivista, la Voprosi Filosofi. Cioè questioni di filosofia affidata a Kedrov, quel filosofo presente ehm, fra i filosofi, chiedo scusa per il gioco di parole, del convegno filosofico di Mosca. Partinost sarebbe stata la parola d'ordine della cultura sovietica per combattere la cultura borghese e i residui del capitalismo nella mentalità del popolo. Partinost si traduce, o meglio, io tradurrei generalmente come partiticità, quindi la particità. Partiticità della scienza e della cultura. Passato il convegno di filosofia di Mosca, nel settembre successivo Zdanov si recò in Polonia, dove il 19 tenne un discorso che sancì la chiamata del blocco mondiale comunista contro l'imperialismo internazionale. Questo fu un discorso importante per l'apertura della guerra fredda. La formazione del blocco anti era per Zdanov un obiettivo irrevocabile perché la, la politica statunitense stava cercando di esercitare sempre maggiori pressioni per una guerra ideologica contro l'Unione Sovietica, servendosi di cinema, radio, stampa, ma anche della Chiesa Cattolica. Misure militari ed espansione economica erano parte integrante della politica estera americana, una politica mediante la quale gli Stati Uniti minacciavano il mondo intero con la bomba atomica, ma anche con possibili armi batteriologiche. La propaganda americana mirava a far apparire l'Unione Sovietica come un paese totalitario e antidemocratico. Per questi motivi tutti i paesi comunisti si sarebbero dovuti raccogliere attorno a Mosca evitando ogni forma di deviazionismo. A dicembre, siamo quindi alla fine del 1947, un Malenkov ormai sconfitto nella competizione contro Zdanov Dovette dichiarare che la zdanov costituiva un rimedio efficace contro ogni residuo di mentalità zarista ancora attivo. Le parole di Zdanov riecheggiarono anche nelle pagine dell'Unità, l'organo del Partito Comunista Italiano, uno dei più importanti e potenti nel cuore dell'Occidente. Ricordiamo che, nella cerchia degli intimi di Stalin, questo è importante, Zdanov in realtà era l'uomo più acculturato, poi aveva dei titoli di studio, aveva studiato parecchio e secondo Svetlana, la figlia di Stalin, Zdanov era un personaggio al quale in realtà, per il quale in realtà eh, Stalin aveva un certo affetto, quindi non solo un politico da utilizzare finché comodo, ma veramente una persona per la quale nutriva certo, un sentimento puro di amicizia, anche se poi gli ultimi mesi di vita di Zdanov del dell'estate del 48 furono un po' strani, con Zdanov ormai isolato nella cerchia degli intimi, anche perché molto molto malato. Dopo la filosofia fu il turno della musica. Nel gennaio del 48 Zdanov e Stalin si recarono assieme al teatro Bolshoi di Mosca per assistere alla rappresentazione di «La grande amicizia», Opera del compositore georgiano Vano Muradeli, classe 1908, morto nel 1970, e che aveva vinto il Premio Stalin nel 1946. La grande amicizia non piacque per nulla al dittatore e venne immediatamente censurata con un'apposita risoluzione del Comitato Centrale. A febbraio, febbraio del 1948, quindi un mese dopo che Zdanov e Stalin si erano recati a teatro, si tenne il convegno dei musicisti sovietici. Al quale si recò Zdanov in persona per tenere un discorso contro la cosiddetta musica formalista, quindi il formalismo era giunto non solo nelle scienze, ma anche in musica. Come tutti i marxisti, nemmeno i musicisti potevano mirare al gradimento internazionale, al cosmopolitismo astratto e senza radici, a scapito della missione ideologica. Quindi la missione ideologica valeva anche per la musica, per l'opera musicale. Dopo il convegno i dirigenti dell'Unione dei Compositori Sovietici vennero rimossi. Vennero colpiti dalla censura alcuni musicisti, come Prokofiev, Shostakovich, Miaszkowski e altri. Il 5 maggio del 1948, la Pravda riassunse gli interventi fino a quel momento compiuti da Zdanov e dal Comitato Centrale, scrivendo che d'ora innanzi ogni nuova opera in campo culturale avrebbe dovuto essere degna dell'era di Stalin dice la Pravda. Il comitato centrale del nostro partito ha preso la più importante decisione sulla letteratura, sul teatro, sul cinema e sulla musica. La stampa deve lottare a favore della produzione di opere della letteratura e dell'arte degne del nostro grande popolo, degne dell'epoca di Stalin, ancora una volta. Ogni singola riga dei nostri giornali e delle nostre riviste Ogni parola della stampa bolscevica deve essere volta all'innalzamento del livello del lavoro ideologico, al compito di educare l'uomo del popolo operaio nello spirito del comunismo, nella lotta contro i residui del capitalismo nella coscienza del popolo. Ancora una volta, la propaganda dell'eliminazione degli ultimi residui di mentalità capitalista nel cuore del popolo. E siamo ovviamente, siamo quasi alla fine di questo video. Giunti al famosissimo, tristemente famoso caso della biologia sovietica. Non ci interessa entrare nei dettagli delle teorie discusse, non lo faremo, non è interesse di questo video. Ma vediamo che cosa accadde dal punto di vista politico, fatto che fece scalpore a livello internazionale. Siamo nell'agosto del 1948. Non si trattò, di un lavoro compiuto direttamente da Zdanov, quello in campo ideologico. Zdanov, ormai, come abbiamo detto, gravemente malato a seguito di diversi attacchi cardiaci, ma lo spirito era lo stesso. Già dall'aprile del 1948, Trofim Lisienko, presidente dell'Accademia Pansovietica delle Scienze Agrarie Lenin di Mosca, aveva richiesto a Stalin di poter indire una conferenza ideologica sulla biologia. Lisenko era oggetto di critiche da parte dei mendeliani. mendeliani, come venivano spregiativamente chiamati i suoi oppositori, fra i quali compariva anche Juris Danov, figlio di Andrei Danov, Juris Danov scomparso nel 2006, classe 1919, e capo della divisione scientifica della sezione di propaganda del Comitato Centrale. Dal canto suo, Andrei era indeciso su Lisenko, quindi Juris Danov... Era convinto che eh, Lisenko fosse un ciarlatano, mentre il padre, Andrei Stanov era piuttosto indeciso, mh? era in fase di valutazione. È probabile che non ne approvasse l'opera, ma neanche il pensiero, e aveva ricevuto parecchie istanze critiche da vari scienziati sovietici, Andrei Stanov, mai sfociati però in un dissenso politico. C'era però un grandissimo problema. Lisienko era un protetto di Stalin in persona. Il dittatore ascoltò la richiesta di Lisienko e Mosca ospitò un convegno sulla biologia dal 31 luglio al 7 agosto del 48. Tutti conoscevano la responsabilità diretta di Lisienko per la morte, l'arresto e la prigionia di Nikolai Vadilov. Tutti lo sapevano. L'assistente di Lisienko, il filosofo della biologia Isaac Prezent, poi morto nel 1969, era stato peraltro assistente di Nikolai Vavilov e si era poi venduto all'isencoismo in cambio della nomina a membro a pieno titolo dell'Accademia delle Scienze Agrarie di Mosca, nonché per alcuni anni di una cattedra universitaria. Al convegno di biologia parteciparono quasi 700 persone. La relazione principale, ovviamente, fu quella di Lisenko in persona che affermò la falsità della genetica moderna e delle leggi mendeliane, proponendo una forma di neo Lamarchismo fondata sull'opera del genetista Ivan Michurin, 1855-1935, che pure aveva ottenuto importanti risultati per l'agricoltura sovietica. Indipendentemente però dai risultati dall'opposizione, Lisenko fece capire che non esisteva alcuna possibilità di opposizione al Michurinismo poiché erano stati Lenin e Stalin in persona a scoprire Michurin e a permettere che le sue ricerche venissero utilizzate a vantaggio del popolo sovietico. Stalin, in particolare, si stava prodigando affinché l'insegnamento di Michurin venisse ulteriormente sviluppato. Ma l'intervento di Lisenko è passato alla storia soprattutto per un'affermazione che questi fece nel corso del discorso in cui disse: "Guardate che il comitato centrale è dalla mia parte". Parole di Lisenko sono le seguenti. In una delle domande scritte mi è stato chiesto quale posizione abbia assunto il Comitato Centrale del Partito sulla mia relazione. Rispondo, il Comitato Centrale del Partito ha esaminato la mia relazione e l'ha approvata. Ogni forma di opposizione all'isencoismo divenne quindi da questo momento impossibile, almeno finché fosse rimasto in vita Stalin. I suoi avversari, compresi Yuri Zdanov, dovettero fare pubblica ammenda. La preoccupazione per il figlio non poté che influire negativamente sullo stato di salute di Andrei Zdanov, nel mentre il giornale, il quotidiano politico italiano L'Unità, ringraziava Lisienko per il lavoro svolto. Ma l'Occidente non comunista era scandalizzato di quanto era successo nella biologia sovietica. Ultimo tassello di questo video. Prima di arrivare alla morte di Zdanov, è l'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale, che si svolse a Zurigo nel 1948. Già l'11 agosto del 1948, ovvero pochi giorni dopo la fine del convegno di biologia in Unione Sovietica, si aprirono i lavori dell'ottava Assemblea Generale, appunto, dell'Unione Astronomica Internazionale, con sede di turno a Zurigo. Una rapida scorsa della lista dei presidenti delle varie commissioni di lavoro che ho eseguito nel corso degli anni di ricerca per il dottorato mostra uno sbilanciamento assoluto fra le due superpotenze mondiali, con 25 americani in questa posizione, quindi presidenti di diverse commissioni di studio, contro tre sovietici. Sovietici che fra l'altro compaiono soltanto in sette commissioni di studio su 40. Su un totale di quasi 600 astronomi partecipanti, la delegazione statunitense ne contava 40, quella sovietica 8. Per la Germania partecipò anche Alexander Postoyev, che durante le grandi purghe era finito agli arresti e che durante la guerra era fuggito in Germania. Ma era presente anche il rinnegato Gamov, l'astronomo fisico ucraino Georgi Gamov, fuggito all'estero nel corso degli, degli anni 30. Poi Americanizzato in George Gamov, in realtà sarebbe Gheorghi Gamov, ma era presente a Zurigo anche Lemaitre in persona. Uno dei discorsi inaugurali dei lavori fu tenuto dal rappresentante del governo cantonale di Zurigo, che pronunciò parole di speranza nei confronti di eventi internazionali come quello in corso capaci di far collaborare astronomi appartenenti a tutte le nazioni. Ecco, un buon soggetto di studio sarebbe vedere come questi ap appuntamenti internazionali favorissero la collaborazione, hm, almeno di facciata, fra gli astronomi provenienti dai diversi blocchi. La collaborazione astronomica internazionale poteva fungere allora da collante internazionale, anziché dividere. Furono queste le parole di questo rappresentante del governo cantonale. Abbiamo dimostrato che con la buona volontà, con l'attenzione alle peculiarità e al diritto vitale degli altri, è possibile una convivenza pacifica fra popoli diversi. Nell'udierno congresso dell'Unione Astronomica Internazionale sono rappresentati 30 paesi di tutto il mondo, che dimostrano così come anche sul piano scientifico sia possibile una collaborazione fra popoli diversi. Noi tutti vogliamo quindi... Desiderare e sperare che sia sul piano scientifico, sia su quello politico, si possa trovare la via per una pacifica intesa. L'assemblea fu teatro di un piccolo avvenimento spiacevole, fra virgolette, che rischiò di trasformarsi in un incidente diplomatico internazionale. Il tutto è narrato da Otto Struve, astronomo russo, classe 1897. Che fu dalla parte dei bianchi durante la guerra civile eh, tra bianchi e rossi in, in Russia e che poi, sconfitti bianchi, dovette lasciare il paese per recarsi eh, negli Stati Uniti. Nel suo resoconto sui lavori di Zurigo, Struve dice che durante un banchetto tenuto presso la sala di ricevimento del Congress House di Zurigo, uno dei delegati sovietici, Alexander Mikhailov, astronomo sovietico, a un certo punto urlò ai suoi colleghi qualcosa in russo. Tutta la delegazione si alzò e abbandonò immediatamente la sala tra lo sconcerto generale. L'incidente era dovuto al fatto che su una parete della sala, sulla quale erano appese le bandiere di molti stati, gli organizzatori avevano dimenticato di mettere quella sovietica. Subito uno dei tecnici di sala rimosse la bandiera svizzera e mise quella sovietica, risolvendo la mancanza. E facendo rientrare la delegazione comunista. Ovviamente non si era trattato di uno sgarbo mirato, dal momento che anche membri di delegazioni di altre nazionalità notarono l'assenza della rispettiva bandiera nazionale, ma ne fu, nessuno ne fece un problema. Gli astronomi sovietici erano generalmente cortesi con i loro colleghi stranieri. Il loro limite, però, consisteva nel portare a questi eh, appuntamenti internazionali, per esempio quello di Zurigo. Copie delle loro ricerche scritte esclusivamente in russo e pertanto access poco accessibile, neppure un abstract in lingua straniera. Le istruzioni del resto provenienti da Mosca erano chiare: stampare tutto unicamente in russo, cosa che rendeva più complicati i rapporti di collaborazione internazionale. E era questa una delle forme di anticosmopolitismo, cioè di negazione che la scienza fosse internazionale. Questo si doveva vedere il fatto che la scienza. Non fosse internazionale anche nella lingua utilizzata. A Zurigo vengono comunque presi accordi per l'appuntamento successivo dell'Unione Astronomica Internazionale, che si sarebbe dovuta tenere a Leningrado all'inizio degli anni 50, ma come vedremo nel prossimo video, così non fu. E anche questo fu un incidente di portata internazionale, un incidente diplomatico, ma ne parleremo nel prossimo video. Gli Stati Uniti accettarono di tenere il prossimo appuntamento a Leningrado, ma con diritto di riserva in caso di precipitazione della situazione internazionale. E la precipitazione con la guerra di Corea ci fu. Shapley, Harlow Shapley, astronomo americano, invitò tutti a tenere presente che proprio la tensione internazionale impediva i veri progressi dell'umanità. Se gli scienziati di tutto il mondo riconoscessero apertamente la follia di una guerra contro gli altri esseri umani, e si unissero in una lotta comune contro i veri nemici dell'umanità, contro la povertà, la malattia, l'ignoranza e il sospetto immotivato, allora potrebbero forse influenzare coloro che fanno politica estera in quest'epoca di pericolo. Struve stesso commenta infine la presenza degli astronomi tedeschi all'Assemblea. Il loro merito scientifico andava riconosciuto, ma la loro completa reintegrazione nell'organismo internazionale avrebbe richiesto ancora del tempo terminiamo questo video con la morte di Zdanov che mette fine alla Zdanovshina fisica per così dire ma non allo spirito della Zdanovshina che sarebbe perdurato anche negli anni successivi il 18 agosto ebbero termini i lavori di Zurigo in quello stesso periodo la salute di Zdanov peggiorò ulteriormente sembra che Stalin temesse davvero per lui e che lo avesse perciò costretto a sostituire l'alcol con succhi di frutta, mentre il dittatore era solito far bere a tutti i suoi commensali grandi quantità di alcol durante le interminabili cene notturne, anche per sciogliere la loro lingua, per farli parlare. Chiaramente gli inviti a queste cene non potevano essere rifiutati, quindi dobbiamo immaginarci questi... Leader sovietici, Malenkov, Khrushchev, Beria, costretti a lunghe e interminabili cene che duravano dalla sera alla notte fonda e mentre Stalin in persona dormiva fino a tarda mattinata, anche fino a mezzogiorno, gli altri al mattino presto, senza aver potuto dormire nient'altro che poche ore, dovevano alzarsi per svolgere il loro lavoro. Il 31 agosto un nuovo infarto, stavolta fatale, colpì Andrei Stanov. Fu un giorno di lutto per il mondo marxista internazionale, che aveva perso, come si diceva, un teorico marxista di spicco, un propagandista efficace delle grandi idee di Lenin e Stalin, uno dei maggiori artefici del partito e dello Stato sovietico, che si è prodotto in una serie di brillanti interventi su questioni di letteratura, arte filosofia e su questioni riguardanti la situazione internazionale. Sergei Vavilov. Fisico, già citato, pianse la scomparsa di un politico che, scrive lui, interpretava con meravigliosa chiarezza e precisione lo spirito della scienza sovietica in genere e delle sue particolarità nelle diverse discipline. In tutte le questioni di principio più importanti che riguardavano la sostanza e l'organizzazione della scienza, i nostri uomini di cultura e le nostre istituzioni hanno ricevuto da Andrei Aleksandrovich Zdanov indicazioni, consigli. E precisissime osservazioni che coglievano sempre il nocciolo della questione, ci ha lasciati uno straordinario amico della scienza. Straordinario amico della scienza. Il Partito Comunista Italiano definì Zdanov come il campione della pace e della liberazione dei popoli. Come da Prassi, morto Zdanov, i più stretti collaboratori di questo leader scomparso, Prassi, Prassi vennero arrestati o banditi. Malenkov e il suo gruppo si appropriarono di tutte le cariche vacanti. Kedrov, direttore di Voprosi Philosophie, perse il posto di direttore della nuova rivista ma non venne arrestato. A Leningrado vennero montati, soprattutto su iniziativa di Beria e Molotov, una serie di processi contro numerosi politici di Leningrado. Il tutto è passato alla storia come l'affare di Leningrado, in modo da annientare i seguaci di Zdanov, anche quelli presenti poi a Mosca. Malenkov e Beria, volevano spartirsi l'eredità del, del loro amico politico scomparso, amico fra virgolette. Alexei Kosygin, famoso politico russo, fra i dirigenti di Leningrado, sopravvisse alla purga subendo soltanto una destituzione, mentre Alexei Kuzneshov, membro del comitato centrale ed eroe della difesa di Leningrado, difesa diretta da, Zdo da Zdanov, fu arrestato e giustiziato nel 1950. Con il prossimo video arriveremo alla fine dell'epoca staliniana, perché vedremo gli anni che vanno dal 1949, anno in cui Stalin compì il suo settantesimo anno, anno quindi di grandissima eh, intensificazione della campagna di culto della personalità di Stalin anche nelle scienze, anche la cosmologia. Parleremo brevemente, brevemente, brevissimamente del programma atomico sovietico, di quello che fu un evento mancato, un evento quindi di campagna ideologica in fisica che di fatto non ebbe luogo e arriveremo quindi alla fine dell'era staliniana, vedendo anche gli anni di stagnazione scientifica che colpirono la comunità scientifica sovietica dal 1949 al 1943.